Domenica 26 settembre 2021 l'attacco è a Manfredonia con l'ingegnera Giulia Fresca, candidata sindaca per le prossime elezioni amministrative. Ingegnera, abbiamo ascoltato la sua presentazione, lei ha voluto sottolineare la sua appartenenza a questa città, la sua nascita a Manfredonia. Spesso le viene rimproverato invece di non avere dei reali contatti con questa città. Come sta lavorando per colmare questo divario rispetto ai suoi competitor? Ma sinceramente il rimprovero non lo sento affatto sulle mie spalle. Sono nata a Manfredonia, come potevo nascere in qualunque altra parte del mondo, ma anche lei poteva nascere in Ghana. Quindi credo che ognuno di noi può avere un senso di appartenenza che lo lega al luogo di nascita. Poi si può vivere in altri posti, ma l'importante è avere Manfredonia, per quello che mi riguarda, nel cuore. I miei competitor, ma non sono competitor, sono persone che come me vogliono dal loro punto di vista portare un contributo a Manfredonia, io mi aspetto di poter fare con loro dei confronti costruttivi, dopodiché ci confronteremo sui progetti e sulle soluzioni. Le chiedo ancora un'ultima cosa, questa candidatura, lei è un'affermata professionista, adesso si cimenta, non per la prima volta, con la politica. Cosa l'ha spinta? Sicuramente magari qualcuno gliel'ha proposta, ma qual è la ragione principale per cui vuole provarci? Beh, io sono stata assessore tecnico al Comune di Cosenza, non sono stata assessore politico, quindi è una cosa ben diversa. Oggi invece sono scesa nell'agone politico e perché credo, come del resto deve essere, ogni cittadino deve portare il proprio contributo. Quindi il fatto di essere un tecnico non c'è. Come per nelle quote rosa un discrimine, no? Quando si faceva il discorso delle quote. Siamo cittadini e quindi ognuno di noi può portare nella compagine, che devo dire grazie a Manfredonia Nuova e ad Agiamo, hanno scelto, hanno voluto, mi hanno chiesto di poter rappresentare questo progetto per la città e io consapevolmente l'ho fatto. Sono un professionista affermato? Bene, questo non può far altro che, diciamo, conferire probabilmente un valore aggiunto a questa città. Io, per quello che mi riguarda, sono semplicemente giusto. Le chiedo da ultimo un ultimo davvero approfondimento. Guardi, se dovesse essere eletta sindaca, consigliera o nominata assessora, è pronta a venire qui a Manfredonia in maniera più frequente, perché so che lei ha un'abitazione, quindi ci vive molto spesso qui a Manfredonia, probabilmente le sarà richiesto un impiego maggiore, è pronta anche a questo? Assolutamente sì, l'ho fatto, lo facevo già prima di questa competizione elettorale, quindi la casa che ho è una casa che praticamente è un punto base che ho sempre avuto, quindi perché no, assolutamente sì.